Curiosa anteprima stamattina per l'edizione 2017 della Notte di Fiaba, ispirata quest'anno a Sherlock Holmes. Il Comitato Manifestazioni Rivani ha presentato la collaborazione con l'ABA Trentino, sede distaccata della Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, nella sua sede di Torbole. Un progetto pensato per coinvolgere giovani studenti e la loro creatività in un'attività con una diretta ricaduta e applicazione sul territorio. Il gruppo di lavoro ha infatti rappresentato una loro interpretazione del più celebre investigatore della storia, romanzato dall'abile penna di Sir Arthur Conan Doyle e dei molteplici altri personaggi. Un lavoro meticoloso che non si è limitato a tracciare i lineamenti dei personaggi, ma che ha portato alla realizzazione di una app gioco per telefonini intitolata Sherlock Holmes e la realtà aumentata, sviluppata con la collaborazione dell'azienda informatica Neo Infinity per piattaforme Android e iOS. Un gioco pensato per famiglie, che sarà presto disponibile al download, ma fruibile a partire dal primo giorno della Notte di Fiaba, che avrà la necessità della collaborazione di bambini e genitori, in un viaggio multimediale itinerante per la città che unisce video, giochi di logica, narrazioni e tanto divertimento, e che si andrà ad aggiungere alle oltre 120 attività che dal 24 al 27 agosto animeranno le piazze e i vicoli più storici di Riva del Garda. E novità per l'edizione 2017 della Notte di Fiaba, di cosa si tratta, Presidente? Allora, Notte Fiaba quest'anno come soggetto avrà Sherlock Holmes, le avventure del grande ispettore, e ovviamente stiamo già lavorando da mesi attorno al programma, e la capacità che ha sempre contraddistinto Notte di Fiaba in questi anni è stato sempre quello di introdurre, diciamo, delle novità nello sviluppo del proprio progetto, e quest'anno abbiamo una interessante che abbiamo messo in piedi con l'ABA, la scuola d'arte che ha sede a Torbole. E di cosa si tratta? Si tratta praticamente di un gioco via web, quindi cominciamo anche noi a uscire da quelli che sono i canoni tradizionali del racconto, in questo caso del gioco. È pur vero che facciamo sempre anche giochi tradizionali sulle piazze, ma quest'anno abbiamo pensato che, come Sherlock Holmes andava in giro con la lente d'ingrandimento a cercare tracce, noi quest'anno chiederemo ai ragazzi, ai bambini e ai genitori di fare squadra, andare in giro con gli smartphone a cercare le tracce che lasceremo noi nella città per capire chi è il colpevole di una certa situazione. Per cui con l'ABA abbiamo elaborato un'app, abbiamo elaborato una storia, abbiamo elaborato tutti i disegni necessari per sostenere la storia, e apriremo l'app appunto all'utilizzo gratuito di chiunque nei 4 giorni della Notte di Fiaba, e auguri, buona caccia per Riva per scoprire chi sarà il colpevole. Allora, tutti a caccia per Riva a cercare l'assassino con Sherlock Holmes? Sì, questa applicazione che è stata creata dai nostri studenti, con la supervisione naturalmente dei docenti, è una collaborazione interessante che risponde appieno a quello che è la finalità, la mission della nostra Accademia, che è quella di far collaborare gli studenti con le istituzioni, con le realtà del territorio. Nello specifico, questa applicazione, che riprende il mitico Sherlock Holmes, parte da un'idea che si è sviluppata per un gioco che poi è stato realizzato, un'applicazione nello specifico, che vedrà impegnati chi vorrà partecipare, dagli adulti alle famiglie, una sorta di caccia al tesoro che si realizzerà all'interno di Riva durante l'importante rassegna che è la Notte di Fiaba. E come sarà strutturato più o meno il gioco? Semplicemente si può spiegare? Sì, è complesso, nel senso che è stato appunto una realizzazione, un lavoro molto complesso. Poi la finalità, come ripeto, è una finalità di gioco, quindi ludica, che può essere utilizzata sia dai bambini che dalle famiglie che dagli adulti, e riprende una serie di concetti sui quali si può interagire con un'applicazione che dà dei punti dislocati
all'interno della città, del paese di Riva, e si sviluppa con una sorta di caccia al tesoro. Quindi man mano che si trovano delle indicazioni e degli indizi, si apriranno delle ulteriori porte, delle ulteriori possibilità fino al raggiungimento del tesoro, diciamo, finale, che prevede anche poi una sorta di premio, di ricompensa per chi riesce a portare a termine questo gioco.